24 lavori in 24 ore. Ma chi ne farà più di tutti tra me e Joe? Vincere alla sfida. E l'obiettivo sarà raggiungere 24 lavori in totale. Si sa già che dico io. Questo è tutto da scoprire, Joe. Direi ora di andare a lavorare. Let's go. Andiamo. Attenzione, prima di iniziare questo video vi devo ricordare che è fatto in collaborazione con Zuru Toys. Ma tra poco capirete di che si parla. Come primo lavoro farò il pizzaiolo. In questo momento ci troviamo da Pizza Art, non solo pizza. E ora andiamo a lavorare. Eccoci, ciao, piacere Salvatore. Ciao, piacere. Allora, siamo pronti? Prontissimi, questa è la tua uniforme. Ok. Fammi vedere cosa sai fare. Andiamo, già pronti, ok, sì, andiamo, vai. Facciamo una pizza allora. Mentre che si fa il pizzaiolo, un'azienda di elettricisti mi ha assunto. Andiamo. Ciao, piacere, sono quello che vieni a lavorare. Non sei un po' troppo vinto per lavorare? No, sono un esperto da generazioni. Allora, Crazy, come prima cosa è arrivata una comanda. Margherita e Wurstel. Sì, la devi fare. Ok, perfetto. Prego. Va bene, l'impasto, posso... la paletta. Però, no, io so fare le pizze, non è che... Ma ne siamo sicuri? Sì, sicurissimo. Già vedo un errore, Crazy. Come vedi? Ci va la farina prima. Allora, prendo la farina, la metto qua sopra. Esattamente. E poi prendo l'impasto e voilà, vedi? Vedi che la mano ce l'ha. Ah, c'è. La mano c'è, la mano c'è. Allora, mettiamoti alla prova montando una lampada. Faccio tutti gli attrezzi. Monta questo portalampade qua sopra e vediamo cosa sai fare. Vabbè, facilissimo, raga. Facciamo che va bene così. Lasciami fare, fidati che so fare, eh. Ok, allora pensaci tu. Ok, a dopo, capo, a dopo, eh. A dopo, a dopo. Prendiamo il pomodoro e voilà. Un po' di mozzarella e voilà. E un po' di Wurstel. Ho capito, raga, per lavorare bene si devono staccare le luci. Voilà. Oh, cazzo. Scusa, scusa. La margherita con Wurstel ci andava il pepe. Capo, non c'è. Vabbè, bella abbondante che magari al cliente piace. Ma secondo me ci va anche il sale nella pizza. Vabbè, io per sì e per no glielo metto. Penso che serve pure un tubo. Questo è essenziale per una lampada. Regà, il metro è essenziale per misurare. Per misurare. Ce lo insegnano i napoletani su TikTok. E c'è un leggero problema, eh. Allora, in teoria devo tenere l'impasto così e metterlo. Oh, voilà! E subito in forno! Perfetto, adesso in teoria dovremmo attendere circa 2 minutini. Ok, saliamo e montiamo. Già sto facendo casini. Pizza pronta! Ma che pizza ho fatto, raga! Oh, ma te che ci fai qua? Oh, sapevo che lavoravi qua e quindi volevo provare una tua pizza. Beh, Giada, la prima cliente, ma non c'è problema, Giada, grazie. Guarda qua. Cioè, direi che è un pochino deformata questa. Ma no, tu provala che pizze così non le hai mai mangiate. Ma comunque io non avevo richiesto il pepe. Tu stai tranquilla, questa è l'originale, provala. Va bene, ok. Raga, ma è strano, di solito ci vanno solamente 2 fili. A che serve sto filo giallo? Ma io lo taglio, ho visto un tutorial su YouTube che lo tagliavano, quindi... perfetto. Attenzione, che schifo. Mamma mia, è troppo salata, c'è troppo pepe, che schifo. Mi picca la bocca, la mia. Qua. Ma come l'hai fatta sta pizza, che schifo. Scusa, cioè. Oh mio Dio, picca. Vai, bevi. Senti qua, falla fare al vero pizzaiolo, tu vattene. Va bene, non sei buono, vattene. Vediamo come sta andando. Che cazzo hai fatto? Quel filo non dovevi tagliarlo. Come no? Io lo so che si deve tagliare. Ma chi te l'ha detto di tagliarlo? Che vicino a pagare le cose aperte. No, devo montare questo tubo qua. Ma scendi, cosa devi fare? Un tubo con la pagina. Ok. Capo, porto la nuova pizza. No, fermo lì. Puoi andare, a posto. Dammi sto grembiule, vai a fare lo youtuber. Non è cosa per te. Ma mi sembra eccessivo. Via, fuori, via. Ma cosa ho sbagliato, dico? Via. Ho messo solo un po' di pepe. Sì, solo un po' di pepe. Grazie. Questa è la vera pizza per lei. Oh, buon appetito. Buona, grazie. Buonissimo. Questa sì che è pizza, non quella di Crazy. Fra tutti i lavori che ho fatto non poteva mancare il fabbro. Andiamo dal mio capo. Avaf. Buongiorno, sono Joe, quello che doveva venire. Salve, piacere, cosa sai fare? Tutto quello che mi dice lo so fare. Questo qui, ragazzi, è lo studio. E il mio ufficio dovrebbe trovarsi esattamente lì. Posiamo la nostra cartella qui e andiamoci a sedere nella nostra bella postazione. Fammi vedere come sta saltando. Ok, cos'è questa? È una pistola, ma ci sparo questa roba. Una pinta. Dai, vediamo. Oh! Mi sto ammazzando. Il capo è stato molto semplice. Oggi devo fare dei conti. Devo uscire tutti questi documenti e fare la somma con questa calcolatrice. Si fa così, guarda. Oh, oh, oh.
andiamo a strappare il nostro scontrino. E il totale di tutto viene 440.000 euro. Direi che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Adesso passiamo al prossimo. Joachim, basta, basta, me ne voglio andare, me ne voglio andare. Ciao, ciao. Ma belli questi giorni di oggi. Tra tutti i lavori era ovvio che non poteva mancare lo youtuber. E a proposito di YouTube, Zuru mi ha inviato dei pacchi fenomenali. Oggi da youtuber si fanno gli unboxing. Infatti Zuru ha creato i nuovi Smasher Monster Truck. Ce ne sono di tre tipi, rossi, arancioni e gialli. All'interno si possono trovare oltre 25 sorprese. Apriamo la ruota e vediamo le nostre sorprese. C'è il telaio del Monster Truck. Gata! Il finto asfalto. E poi ci sono anche le ruote. C'è lo slime. Oh mio Dio, che figata! Guardate! Andiamo ad aprire il penultimo. Ma che figata è! Tipo gli ostacoli, i mattoni. Andiamo ad assemblare il nostro Monster Truck. Ora il nostro Monster Truck è pronto per andare in battaglia. E signori, Crazy c'è, Crazy c'è, prende il primo ostacolo, sale sul secondo, esce. Let's go. Hanno anche inviato il Mega Light Up Dino e il Lava Slime Surprise. Andiamolo ad aprire. Una mega sorpresa super ovale. Questo qui non ve lo spoilerò, lo aprirete voi per me. Andiamo ad aprire anche il nostro bel vulcano. Un Mega Slime color lava. Come già detto, ci sono altri Monster Truck da collezionare, come questo qua, oppure questo qua blu, super figo. Insomma, con la famiglia Zuru Smasher c'è tanto da scoprire. Ciò non può assolutamente vincere, ecco perché sono venuto in questo bar, regà, a lavorare. Andiamo. Sono pronto per la prova, dai, sono un barista nato io, eh. Io ho già fatto il barista in passato, quindi sia tranquillo, non avrà problemi con me, eh. Questo ristorante mi ha assunto per pulire, quindi puliamo. Ah, un po' di polvere qua, ok. Ora, per favore, un caffè, signore? Ma certo, la servo subito, Il caffè è il mio forte, Caldo, così, oh, perfetto. Così, entriamo qua, voilà, e poi pressiamo, Nell'angolo deve essere tutto pulitissimo al minimo dettaglio. Un po' qua, perfetto, perfetto, qua. Mamma mia, che perfezione! E signori, il nostro caffè si sta preparando! E fai una pulitina al forno, non la fai? Qua nell'angolo, mamma mia! Ora luccica! E qual è il caffè? Mi dica com'è, perché ci tengo un sacco! Allora? Buonissimo! Scusi, no, allora posso venire a lavorare qua? Grazie! Grazie. Ride perché sa che sono bravo, Salve signora, benvenuta qua. Cosa vuole? Cosa c'è? Cerco un orologio. Ok, venga, mi segua. Sì, raga, mi hanno assunto in questo negozio come commessa e sono bravissimo. Non so se vi ricordate, l'altra volta mi ha assunto un signore abbastanza ambiguo. Oggi siamo ritornati qua, ciao capocantiere Tony. Oh, che fai qua? Oh, sali! Subito, diretto, sali. Oh, ma ci stiamo alzando. Andiamo, sì, andiamo. Zitto! Ma come zitto? No, zitto! Oh, ma è troppo alto qua per noi, scusa. Dai, zitto! Ma signora, l'orologio più bello secondo me è questo qua. È molto elegante e secondo me ci sta tantissimo nella sua casa. A me non mi piace questo. Ok, allora c'ho quello adatto per lei. Guardi. Che devo fare con questo qua? Dai, sfrattona. Sfrattona. Più forte. Più forte ancora. Sì. Ma mi sembra esagerato. Sì, di qua, cominci di qua. Di qua, ok. Di qua, vai. Adesso scendo e sali tu. E in un'ora deve essere tutto pronto. Aspetta, mi sembra esagerato. Un'ora. Oh, guardi questo. È bellissimo, elegante, pitturesco. Ma non mi piace completamente. Allora c'ho quello adatto per lei, signora. Va bene, mi faccio vedere. Sali! No, aspetta, deve essere pericoloso. Sali! È pericoloso. Vai su! Aspetta, ma ho paura. Vai su! Ok, su. Vabbè, sto dai! Vai, basta, dai! Va bene, ok. Allora lavoro, Sfrattona, dai! Va bene, sfrattono. Sono un po' esagerato. Dai! Va bene. Signora, questo è molto particolare. Guardi che bello. È un'ancora. Ma nella mia casa questo non ci sta. È un altro stile questo. Allora signora, questo secondo me è quello più bello. Ora le faccio vedere. Lo faccio da 5 minuti e già non mi sento più la mano. Capo, mi sembra pesante. Dai, ma hai finito? No, non ho 5 minuti. Devi finire, dai. Ma come faccio a finire? Dai, un'ora al tempo. Ma me lo insegno. Anzi, 30 minuti. Vabbè, questo è pazzo. Signora, lei è bella come un peperone. Guarda che bellezza.
casa, guarda che bello questo peperone giallo. Il problema è che casa mia è moderna, questa non è, non ci sta. Per fortuna un'ora è passata, raga, non ne voglio più sapere nulla di fare il muratore, il carpentiere, sono lavori troppo pesanti. Allora signora, c'ho quello adatto per lei, questo la stupirà. Ok, va verso l'ingresso, poi gira a destra e se ne va a fanculo. E me ne vado, arrivederci. Ah, ho finito, che bello, che bello. Finito? Finito. Ma cos'è finito? Scendi, scendi subito. Come scendi? Scendi! Cosa hai fatto là sopra? Ma non hai fatto niente, vai via! La paga, cazzo! Vai, quale paga, vai via! Via! Ma perché tutti vai via! Va bene, vado via, raga, ma qua sono tutti pazzi! Complimenti a questi commessi di oggi. Prossimo lavoro che andrò a fare sarà il camionista, raga. Adesso andiamo perché devo portare questo camion dall'altra parte della città. E sono in super in ritardo, il capo mi aspetta. Andiamo! Voglio vincere io questa sfida, infatti mi sono messo una tuta da meccanico, andiamo! Ma voglio fare il meccanico, mi faccio fare a me che sono esperto! Anche io, col cappello e le ciabatte! Sì. Ma vai, culo, vai, vai! Ok ragazzi, ci siamo! Dobbiamo andare, e la gente mi suona perché devo correre, raga, devo correre! Ovviamente rispettando i limiti stradali, ma... Dai, vediamo cosa sai fare. Toglimi il tappadellone, dai. Ok. Dai, dov'è? Toglielo. Come dov'è? Sei un meccanico, toglielo. Non lo so dov'è. Questo è il tappo. Ah, ok, ok. Ok. Oh, mi sono sporcato le mani, che cazzo fare? Tu sei meccanico? Ma vattene via, vai, 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 vai. Ok, siamo arrivati ragazzi, questo è il punto di scambio. Questo lavoro, regà, lo abbiamo completato con successo. Regà, il meccanico non fa per me, ma il... Lo so fare ovunque ed è facilissimo, raga. Sei perfetto, il primo cliente ce l'abbiamo, sì. Eccoci, sono qui per aiutarla, eh. Castagne, castagne per tutti. Calde arroste, castagne fresche, calde. Lei per le castagne, castagne. Collega, quanto siamo di prezzo? 30 al chilo, offerta per oggi, 30 al chilo. Allora, quanto devo mettere di benzina? Cazzo, un bambino? Sì, io lavoro qua da tanti anni. Il primo è diesel, non è benzina. Ok. Secondo 10 euro. Diesel, ma dove è scritto diesel? Oh, posso, ok? Signori, castagne, caldarroste. Caldarroste, signora? Buonissime, il migliore di Mazara. Vi faccio girare a me, oggi la vendita va male. Caldarroste, signori? Oh, ok, finalmente. Andiamo dentro. Oh. Caldarroste? Caldarroste, castagne, castagne? Niente, niente, niente. Fatto! Andiamo, mettiamo il tappo. Mamma mia. Vabbè, io lo lascio così che me ne frega. Forse frutta e verdura va meglio. Forse là, forse là. Signori, abbiamo anche frutta e verdura. Frutta e verdura per tutti. Frutta e verdura. Sono 10 euro. Ai, sono 10 euro, dammi i contanti. Ho solo soldi sulla carta, che cazzo vuoi? Ai, dai, 10 euro. Lei, signora fichi d'India, fichi d'India. Fichi d'India. Signora, fichi d'India. Sono buonissimi. Eh no, sto vendendo. Dobbiamo lavorare, tu qua, fighidine. Ma io sono qua per lavorare con lei, eh. Ah, lei è un collega. Sì, sono un collega. Io non si preoccupi, le faccio vendere tutti, guardi, guarda. Fighidindia, signora! Fighidindia, buonissimo. Le vendo io. Le vendi tu? Tranquillo. Sicuro? Tranquillo, niente, raga, sono. Mi licenzia? Sì, licenziato. No, raga! No, io non ho idea di quanti lavori oggi abbia fatto, ma una cosa è certa, non voglio perdere. Attualmente, raga, mi hanno assunto a lavare auto. Ok, devo lucidarne il più possibile e devo muovermi. Ho preso un lavoro tranquillissimo, è il babysitter. C'è una cosa più facile di questa, non c'è. Il bambino è tranquillissimo. Salve signora, salve. Glielo lascio, lo vengo a prendere fra un'ora. Ok, bene? Come si chiama il bambino? Antonino. Ok, perfetto, venga. Cosa vuoi giocare? Voglio giocare! Ah! Ma è impazzito! Oh, vieni qua, ma fa parkour questo! Ah, oh, che dolore! Vieni qua che se ti fai male, tua mamma mi ammazza! Ma come fa? Nel letto! No, no, raga, mi è impazzito sto bambino! Perfetto, la fase di schiuma è passata, passiamo al lavaggio! E voilà, auto lavata alla perfezione. È scappato. Correva velocissimo, più veloce di me. Dai, dove sei se ti prendo? Se ti prendo. Ah, ti ammazzo, vieni. Mamma mia.
mia! Se io prendo sto bambino! Se io prendo sto bambino! Lo ammazzo! Fermo! Basta! Pronto, signora? Suo figlio è un demone! Se lo vengo a prendere subito! E mi paga anche i danni! Sono 1000 euro! Vaffanculo! Il sole sta calando, ma io continuo a lavorare. Da questo potrete intuire il prossimo lavoro. Infatti, raga, farò il giardiniere. E il prossimo obiettivo sarà tagliare questa siepe. Andiamo. Questo lo facciamo saltare. Non è bellissima con un tronco soltanto? Secondo me ho fatto un ottimo lavoro. Ma che cazzo, tagliare tutto l'albero. Il sole è ufficialmente calato, quindi è il momento di capire chi ha vinto questa challenge. Giusto. Joe, partiamo da te. Tu hai completato la bellezza di 7 lavori in totale. Mamma mia, ti ho arato. Beh, più o meno, io non so quanti, ma ne ho fatti molti di più. Invece Crazy ha completato 9 lavori. Oh, 9 lavori! Let's go! Il totale è di 16 lavori in 24 ore. Quindi non abbiamo completato i 24 lavori. Ebbene sì, ragazzi, non avete completato 24 lavori in 24 ore. Ma facciamo schifo, Crazy. Mi dispiace. È tutto vero, in 2 non abbiamo completato 24 lavori. Ma sono sicuro che la prossima volta potrebbe andare meglio. Se questo video dovesse mai arrivare a 30.000 like, io, Giada e Joe faremo 100 lavori in 24 ore. Ma questa volta la porteremo a termine. Ringraziando ancora Zuru Toys per aver sponsorizzato questo video, io vi saluto e vi ringrazio.